Ciao, sono Michela Colombero di Chetogenica in Fantasia. Oggi prepariamo insieme la besciamella chetogenica. Gli ingredienti sono 500 ml di latte di mandorla. Controllate sempre che sia un latte senza zucchero. 50 g di farina di mandorle. 30 g di burro ghee chiarificato. Mezzo cucchiaino di noce moscata. Se vi piace che si senta un po' di più, potete anche aumentare la dose. La punta di un cucchiaino di xantano come addensante e sale quanto basta. Il procedimento è stato il seguente: in un pentolino ho messo a scaldare il latte, a parte in un altro pentolino ho fatto sciogliere il burro ghee, a cui ho aggiunto successivamente la farina di mandorle. Ho mescolato bene ed ho rimesso sul fuoco per farli dorare. Questo è quello che i francesi chiamano il roux. Quando si è scaldato il latte ho aggiunto il sale e la noce moscata e ho unito questi due, il roux e il latte, insieme mescolando, facendo attenzione che non si formino grumi. Ho nuovamente messo sul fuoco ed ho fatto bollire. Una volta che raggiunge il bollore, sempre mescolando, ho fatto passare circa 5-6 minuti. Ho poi trasferito questa besciamella così ottenuta in una ciotola di vetro e da pioggia ho aggiunto lo xantano così da far addensare fino al punto giusto. Ho quindi coperto con una pellicola trasparente, facendo in modo che la pellicola toccasse direttamente la besciamella, così che raffreddandosi non formasse la pellicina. Ed ora non ci rimane che fare raffreddare la besciamella ed è pronta. Può essere utilizzata per tante preparazioni: la pasta al forno chetogenica, oppure le crespelle al forno chetogeniche. Abbiamo preparato una ricetta sfiziosa che trovate nell'info box, vi metto il link. Oppure si possono preparare ad esempio delle verdure che vogliamo fare gratinare al forno, con cui possiamo mettere la besciamella che abbiamo preparato. Gli utilizzi sono molti, potete conservarla o 2-3 giorni in frigo, oppure la potete anche congelare, per un mese può stare nel freezer. Speriamo tantissimo che questa ricetta vi sia piaciuta, vi chiediamo tanti like di supporto al nostro canale, iscrivetevi e non dimenticate di attivare la campanella, così riceverete una notifica ogni volta che pubblicheremo una nostra ricetta chetogenica. Vi auguro una buona giornata e vi aspetto alla prossima ricetta.